Vuoi combattere, Mistios? Sembri avere più fegato di quei patetici ateniesi. Quei patetici ateniesi sembrano essere in vantaggio oggi. Ci avranno anche colti di sorpresa, ma non possono competere con i nostri guerrieri. Vuoi unirti ai vincitori? Hai la mia spada, Spartano. Bene, ci serve tutto l'acciaio possibile.
Se chiudi gli occhi, puoi quasi sentirle. Le loro grida di guerra, prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse. Le loro voci si spensero quel giorno, ma la loro storia verrà narrata per l'eternità. Non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani. Che cosa hai in mente, Erodoto? La battaglia delle Termopili echeggia nei nostri cuori. Ma essere qui significa sentirla nelle ossa. Qui ci sono solo fantasmi. I miei pensieri sono per i vivi. Prendi la tua lancia. La mia lancia? Perché? Devo sapere una cosa. Erodoto! Sto bene. Sono Vire. Questa è la lancia di Leonida. La lama dell'eroe. Dov'erano gli alleati di Sparta? Gli Spartani non furono gli unici greci ad affrontare Cersei e la sua armata. In molti si armarono e si prepararono a combattere al fianco di Leonida e i suoi 300. Ma quando il possente re guardò nei loro occhi e vide la paura, li rimandò a casa. A me sembra follia, non coraggio. La Pizia predisse che Sparta avrebbe perso o la libertà o il suo re contro i persiani. Leonida fece la sua scelta. Che cosa accadde a Leonida dopo la battaglia? Cersei era noto per onorare i guerrieri che si battevano valorosamente contro i persiani. Ma Leonida lo fece infuriare a tal punto che gli tagliò la testa e la conficcò su una picca. Seguì una battaglia feroce e i suoi resti furono reclamati dagli Spartani e sepolti qui. Ora però riposa nel luogo a cui appartiene. A Sparta. Che ne è stato del traditore, Efialte? Re Cersei lo pagò profumatamente, ma tradimento genera tradimento. Fu messa una taglia sulla sua testa e morì come visse, da codardo. Sapevi che sarebbe successo? Non ero certo, ma lo sospettavo. C'è un luogo che credevo fosse solo un sogno. Finora.
Una struttura curiosa sull'isola di Andro. Forme misteriose incise nella pietra. Non ho mai visto niente del genere. Vuoi andare ad Andro per mostrarmi delle forme? Nei miei viaggi ho sentito parlare di un'antica civiltà. Vuole a creare l'umanità e a donarle il fuoco. Ma Zeus ha incolpato Prometeo. Già, ma prima dobbiamo andare ad Andro. Ci vediamo alla mia nave. Benvenuti! Cercando di metterti nei guai. Vattene da qui. Per caso ti stanno molestando? Molestando? Siamo i suoi genitori! Te l'ho detto, madre! È per proteggervi! Proteggere da cosa? Esattamente. È appena tornato da Delfi, ha parlato con l'oracolo. Da allora è andato fuori di testa. Mi ha rivelato la profezia. Non ho mai avuto le idee così chiare. Ha detto che avrei fatto cose terribili ai miei genitori, che il sangue di mia madre avrebbe macchiato il suolo e che mio padre avrebbe gridato il nome degli dèi. Gli oracoli e le profezie causano più male che bene. Ascolta il tuo istinto. Che cosa stai facendo? Ascolto il mio istinto. Dice che i miei genitori soffriranno se non mi aiuterai. Ovviamente. Tu puoi salvare i miei genitori dalla mia ferocia. Tu non sei per niente feroce. Silenzio, padre. Io e il Mistios stiamo parlando. La mia spada e il mio scudo, doni di mia madre e di mio padre. Dobbiamo restituirli ai miei genitori in modo che possano difendersi dalla mia ira funesta. D'accordo, Supideo. Troverò quelle armi per te, ma ti costerà. Ma certo, i miei genitori non avranno problemi a pagarti per il disturbo. Cosa? Cosa? Cerca Costa, il fabbro del villaggio. Gli ho portato la spada da affilare non molto tempo fa. E lo scudo? Sarà un po' più complicato. Te lo spiego quando mi riporti la spada. Non vedo l'ora. È solo superstizione. Non devi liberarmi, Mistios. Queste corde sono l'unica cosa che separa i miei genitori dalla mia ira. Ti prego, Mistios. Eros in terra. Ecco, mi chiamo Costa, al tuo servizio. Alexios. Qualsiasi cosa tu voglia, nominala e sarà tua. Posso piegare del metallo per te, oliare quei muscoli, riparare quella lancia rotta? Sto cercando una spada. Appartiene a Supideo. Ah, Supideo. Adoro quel ragazzo. Un po' magrolino, a dire il vero. I suoi genitori non gli danno da mangiare. Sì,
Beh, rivuole la sua spada. E te la darei volentieri, la sua spada, intendo. Ma non posso semplicemente regalare spade a ogni Mistios attraente che passa. Dammi la spada, o ti prometto che non dimenticherai questo giorno. Oh, io... non c'è bisogno di scaldarsi. Ascolta, stasera berrò del vino insieme a una persona speciale e vorrei fare una buona impressione, ma c'è un problemino. Anche la mia lancia è... rotta. Che peccato. Ma ci sono dei fiori nella foresta dietro alla fortezza militare di Cerse, piantati da Afrodite in persona. Aiuterebbero la mia prestazione, non so se mi spiego. Va bene, ti porterò i fiori e tu mi darai la lancia. Cioè, la spada. Voglio dire, aspettami qui. Portami i fiori di Afrodite e ti darò quello che vuoi. Dovrebbero bastare a riaccendere la fiamma del fuoco. Mistios dei miei sogni, mi togli il respiro. Mi hai portato i fiori? Non posso nemmeno andare a cogliere dei fiori senza che qualche bestia cerchi di uccidermi. Ma sì, li ho trovati. Perfetto, grazie a questi avrò una notte indimenticabile. Sono molto felice per te. Ora, mantieni la tua promessa. Certo, certo. Mi chiedevo solo, visto che sei qui, e se prendessi ora i fiori? C'è un posticino pulito nella mia bottega dove potremmo... Sono qui solo per la spada. Ho fatto come mi hai chiesto. Ora dammela. Mi spezzi il cuore, Mistios, ma farò buon uso di questi fiori. Ecco la spada, come promesso. Devo portarla ai genitori di Supideo prima che faccia qualcosa di... stupideo. Mistios! Eccoti! Mi hai portato la spada? Certo. Grazie agli dèi. Sapevo di poter contare su di te. Ma è solo uno degli oggetti che mi servono. E io ho due genitori. Allora, parlami dello scudo. Bene. Secondo i miei genitori è stato rubato mentre facevo visita all'oracolo di Delfi. Rubato? Allora non lo ritroveremo mai. Ho sentito mia madre e mio padre parlarne. Hanno menzionato una grotta oltre il Lago Rosso. Parlavano della ladra come se la conoscessero. Strano. Raggiungi la grotta, Mistios. Riportami lo scudo. Solo allora i miei genitori saranno al sicuro dalla mia furia. Eccola lì. Deve essere la grotta. Un nascondiglio perfetto per un ladro. Se vedo ancora un granello di sale, uccido qualcuno! Pazienza, assalteremo quello schifoso villaggio una volta per tutte. Troveremo una nave e ci andremo da questo inferno salato. E quella vecchia coppia, quelli a cui hai rubato lo scudo. Dovremmo tagliare. Ecco la mia ladroncola. Non toccate quella famiglia malata. Se torcete.
togliete loro un solo capello, vi taglio le mani e vi faccio fare i piegamenti nel sale. Questo scudo basterà a proteggere i genitori di Supideo dalla sua ira funesta. Mistios, eccoti. Hai trovato lo scudo? Sì, ora puoi finalmente proteggerti dalla profezia. Allora, trovato la ladra? Oh sì, l'ho fatta a pezzi. Non ruberà più niente a nessuno. Che è successo al fabbro? Sta bene. Gli servirebbe un bagno freddo, ma sta bene. Grazie agli dèi. Grazie, Mistios. Hai risparmiato i miei genitori dalla mia ferocia. Ora, se vuoi liberarmi... A dire il vero, io e tua madre vorremmo dirti una cosa. I tuoi genitori sono... davvero felici di avere un figlio così affettuoso che li protegge. Grazie, Mistios. Ora stiamo bene. Che strana famiglia.